Nel laboratorio rendevamo visibile l'invisibile. Riuscivamo a vedere gli atomi, e non solo a vederli, ma a manipolarli, a farli muovere. Eravamo così potenti. Potevamo vedere ogni cosa, vederla davvero, tranne, a volte, ciò che stava davanti ai nostri occhi. E quando, per la prima volta, mio padre mi ha permesso di usare la sua macchina fotografica, sono uscita di casa e ho trovato 4 foglie. Le ho disposte con attenzione sul marciapiede. Ma la fotografia che ho scattato non ritraeva le foglie. Era un mondo bellissimo, una mappa di fiumi e catene montuose e lo splendido vuoto. E quando ho detto a mio padre che volevo diventare una scienziata, mi ha guardato con uno strano sorriso. Ah, capisco. E poi ha detto: no.